Io sono soddisfatto perché in questi giorni il governo sta trasformando in realtà tante richieste che arrivano dalla Lega, ma dalle famiglie e dalle imprese. Quando si parla di bloccargli gli aumenti delle bollette della luce e del gas, non è una vittoria di Salvini se Draghi dice è giusto, bisogna trovare altri soldi per bloccare gli aumenti. Significa aiutare famiglie, imprese, però scuole, ospedali, comuni, negozi ad accendere la luce e ad accendere il gas e il riscaldamento. Quindi questo va bene, su questo chiediamo al Presidente Draghi coraggio. Poi sostenere famiglie con disabilità con agevolazioni è assolutamente fondamentale. E se c'è da tagliare una parte degli sprechi del reddito di cittadinanza che va ai furbetti o agli evasori in Mercedes e destinarli ai disabili, va bene. C'è la battaglia in queste ore sulla rottamazione delle cartelle esattoriali. Ci sono milioni di italiani che non possono permettersi di pagare dopo un anno e mezzo di Covid quello che non hanno. Quindi rottamare le cartelle esattoriali e rateizzare queste scadenze è assolutamente fondamentale. Io sono pronto a confrontarmi anche domani con tutti i partiti e tutti i segretari di partito per affrontare queste emergenze. Ripeto, taglio delle tasse su bollette di luce e gas, rottamazione di cartelle esattoriali e sostegno alle famiglie che hanno una persona con disabilità in casa. Spero che la proposta di Letta non rimanga solo un'intervista, una boutade giornalistica, ma diventi realtà, perché per il momento nessuno si è mosso. Invece per quanto riguarda l'incontro che aveva annunciato con il centrodestra per quanto riguarda gli emendamenti invece alla legge di bilancio, ci stanno novità? È stato... Ci sarà, noi aspettiamo che vengano confezionati i 6.000 emendamenti, che non sono pochi, e poi conto di riuscire ad avere una posizione unica del centrodestra per ottenere in Parlamento ulteriori finanziamenti rispetto a quelli già ottenuti, e quindi sarò io personalmente a chiedere a tutti gli attori del centrodestra in maggioranza e in opposizione di trovarci per avere una posizione comune.